A Firenze, in Piazza Ognissanti, la manifestazione di Sinistra Italiana lancia ufficialmente la campagna nazionale per il no al voto che riguarda il referendum costituzionale lanciato da Renzi. In una nota su Facebook, gli organizzatori scrivono: «Una grande manifestazione nazionale aperta ai tanti di sinistra che in Italia stanno portando avanti questa fondamentale battaglia contro una riforma pasticciata e scritta male. L'iniziativa punta a fermare, scrivono, l'abolizione del bicameralismo perfetto e le norme sul titolo V della Costituzione». Ma le ragioni sono moltissime, è una riforma che peggiora il testo costituzionale, che indebolisce la rappresentanza, che toglie la possibilità ai cittadini di scegliere i propri eletti sia al Senato e poi con l'Italicum anche alla Camera. Confonde i rapporti tra Stato e Regione, non è vero che li semplifica, ci saranno conflitti, contraddizioni e non è vero nemmeno che si risparmia così tanto. Ieri Renzi ha ripetuto che si risparmia 500 milioni, si tratta di 50-60 milioni di risparmio, quindi insomma dovrebbe evitare di dire bugie. Quindi è un no assolutamente legato al testo, che Renzi non ci convinca e non ci piaccia si sa, ma non è questo in discussione, non è in discussione un'alternativa al governo o far cadere il governo, è che questo testo di riforma non va bene. Quali punti sono quelli che lei modificherebbe in questo testo di riforma? Ma intanto lui dice di aver abolito il Senato rimane, semplicemente non lo eleggono i cittadini, si eleggono tra di loro i consiglieri regionali, quindi non è nemmeno vero che si riduce l'influenza dei politici, perché in realtà i politici si sceglieranno tra di loro. In più c'è un meccanismo complesso nei rapporti tra Camera e Senato, come le dicevo anche un rapporto squilibrato con le regioni, siamo passati da un'imbarcata federalista a un nuovo centralismo di fatto, non so come la vivano anche i presidenti delle regioni toscane, delle regioni autorevoli di questo paese, quindi come vede io non cito pericoli, derive, oggi Franceschini parlava di fine del mondo, a me sembra veramente che stiamo un po' esagerando, poi dal palco lo dirò. C'è un testo di riforma che secondo noi peggiora la Costituzione, secondo altri la migliora, discutiamo nel merito e vediamo cosa sceglieranno i cittadini. Come commenta la campagna referendaria di Renzi di questo periodo? Non lo so, che diceva che spersonalizza, ma lo continuiamo a vedere in TV lui personalmente. Io però raccolgo la sfida, anzi gliene faccio una, vengo alla Leopolda se vuole, se organizza un dibattito, magari mezz'oretta, non si chiede di più, tra me e lui, scelga lui l'avversario, con due costituzionalisti, uno per parte, secondo me viene fuori nella tana del lupo un bel confronto.